La prima è stata già bucciata, quindi ce l'abbiamo ancora di meno. Andando sul tuo sito si trovano delle recenti foto in cui indossi una maglia con una scritta semplice ed espressiva: stronzo. Quanto e come stronzo, Frick Antoni? Ti ringrazio di questa domanda che mi dà modo finalmente di dichiarare al mondo quanto io sia profondamente, radicalmente e convintamente stronzo, perché e la stronzaggine ha una sua ragion d'essere, ha una sua contrarietà rispetto alla banalità del vivere, che forse può aiutare, che forse può aiutare. E vedete, è bastata la mia occhiata da stronzo per zittire il tecnico del suono. Insomma, la stronzaggine. Tanto ognuno di noi ha i suoi livelli di stronzaggine, ditemi voi una persona che non abbia un livello di stronzaggine, il problema è averlo accettabile, cioè insomma di solito contenuto, visto che viviamo con altri, in una società che ci fa schifo, per cui stronza, però è più che mai, insomma in quest'Italia è più che mai stronza. Tutto il problema è contenere la stronzaggine in modo che sia abbastanza passabile. Per il resto ognuno ha i suoi livelli di imbecillità, di cretineria, di stronzaggine. E quindi io penso che sia giusto riconoscerlo, che sia in qualche giusto ammetterlo, insomma. Del resto ammetterlo può aiutarci davvero ad essere, aiutarci davvero ad essere immagine radicalmente stronza. Ci devo riflettere. Allora, importante, non vogliamo frugare nelle ragioni del tuo abbandono agli Schiantos. No, affughiamoli. Ma non si può notare il bassissimo livello dei comunicati stampa su questo tema. Sul sito web viene addirittura descritto come il vulcanico Frick Antoni. Chi le scrive queste cagate? È lo stesso spin doctor di Bersani o di Mitt Romney? Guarda, non saprei proprio dire chi, forse gli autori di Fiorello o che scrive i monologhi del Presidente della Repubblica. Ci ho pensato altri, anch'io. Insomma, o altri. Io non ne sono responsabile e non ne so niente. Quindi tengo subito a prendere le distanze da qualsiasi cosa sia stata scritta, detta o fatta. Per quanto riguarda gli Schiantos, io ho pensato che dopo 35 anni di rock demenziale poteva bastare, senza nulla abiurare, senza mettere in atto l'effetto del disconoscere le cose, del prendere le distanze alla Lindo Ferretti, insomma senza dar vita all'effetto Lindo Ferretti, però insomma anche basta, cioè dopo 35 anni è anche bello passare ore, passare ad altro. Quest'altro cos'è? Quest'altro è un nuovo progetto in duo con una pianista classica votata al rock in generale, che è Alessandra Mostacci, in arte Mostacciova, perché ha suonato molto in Russia e perché aveva la Yablonskaya, che è una grande pianista russa internazionale, perché è cresciuta alla grande scuola pianistica russa, quella che giustamente, no, come anche da Maglietta, quella che rinchiude i ragazzi talentuosi per due ore in una stanza e dice studiate, perché altrimenti col cazzo che studierebbero i ragazzi, e quindi quelli talentuosi vengono costretti a studiare. Luce! E quindi un duo che si chiama Ironi no. Contemporaneo, dove è saltata la luce. Dove è saltata la luce. Ironi Contemporaneo. Dove è saltata la luce, punto. Ascolta, vai, ho capito. Ti faccio un'ultima domanda e ce ne andiamo. Allora, aspetta, che ti avremmo intervistato, mi hanno chiesto: chiedetegli se gli piace la fica. Ma come si fa a non fare una domanda del genere a chi ha scritto mi piacciono le sbarbine? Sì, è pleonastico, è inutile. Sì, devo dire di sì, mi piace sempre tantissimo.
L'unico problema è come conciliare la mia aspirazione a diventare santo con le tentazioni della carne. È un casino, infatti leggo Osho sperando che Osho Rinesh mi dia qualche dritta, ma poca roba, molta poca roba. Comunque sì, mi piacciono molto le donne, mi piace guardarle, mi piace conversare con le donne. Ultimamente penso di essere maltrattato dal destino, però insomma, però quando uno ha un chiodo fisso non è che gli passa così facilmente, e quindi persevero nell'amare il pubblico femminile, tutto il pubblico femminile, tutto. Forse hanno finito. Tu hai una sorella molto carina, non te la porto. Forse lui è una sorella carina.